conoscono. Io invece farò un gioco di Magenta. E questo appuntamento si chiama Magenta Express, fermata a Brasile, fa parte di un ciclo di incontri che abbiamo iniziato l'anno scorso in collaborazione con l'amministrazione comunale, appunto il Forum Giovani e Young Effect. Il Magenta Express è un po' come l'Oriente Express, un treno che si ferma alle varie fermate e nel nostro caso ci fermiamo nei vari paesi e andiamo a scoprire la cultura di quel paese e ogni volta, oltre alla cultura, scopriamo anche una tematica particolare. Così come l'anno scorso, durante le iniziative per l'8 marzo, anche quest'anno abbiamo deciso di aderire a queste manifestazioni, quindi abbinando una delle nostre fermate, in questo caso il Brasile, con gli eventi dell'8 marzo. Questa sera andremo a parlare quindi un po' della cultura brasiliana, però legata alla condizione femminile in Brasile. Quindi andremo a vedere la condizione della donna in Brasile, sia nei quartieri più ricchi, quindi quelli di Copacabana, quelli che un po' li troviamo nei pacchetti turistici, ai quartieri un po' più in condizioni difficili, come quelli delle favelas, eccetera. Prima però di andare nello specifico della situazione brasiliana, che verrà presentata da Laura del Forum Giovani, iniziamo, e andremo a fare invece un giochino che fa parte dei vari giochi che vengono realizzati nel programma Erasmus Plus della Commissione Europea. E il gioco è sulla libertà e la povertà, insomma si gioca un po' su queste cose. Non so, Luca, appunto del Magenta Express siamo andati in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, adesso Brasile, in Armenia anche, vero, mi dimenticavo l'Armenia. Adesso andiamo in Brasile, il Forum sostiene questa iniziativa prima di tutto perché è un po' una possibilità soprattutto per i ragazzi di conoscere una cultura diversa, un paese diverso. È un modo di conoscerla un po' differente perché vai su una tematica specifica e comunque poi ci sarà anche una parte successivamente allo Youth Lab, che è lo spazio Giovani Europa, del Forum Giovani della Young Effect. Quindi anche un po' la cucina, la tradizione culinaria, le bevande di quel paese. Prima di iniziare allora facciamo, diciamo un attimo una cosa, lì dietro Tiziano c'è una sedia particolare, l'elenco, tutti gli eventi legati all'8 marzo, c'è anche questa iniziativa che ha portato avanti l'assessore Bassenello, e chiediamo un attimo una parola all'assessore su cosa significa questo posto occupato. Questa è una cosa simbolica. In realtà è il tema centrale del programma Non Solo 8 Marzo. Abbiamo a cuore la violenza delle donne, l'abbiamo abbracciata in questo modo, con questa associazione che è posto occupato. È una cosa in realtà simbolica, perché ci sono tante sedie qua, alcune sono occupate da voi, e questa è una sedia che in realtà non verrà mai occupata da nessuno, perché la donna, la ragazza, la sorella, l'amica, l'assessore, l'insegnante che poteva occupare quel posto in realtà è stata vittima di femminicidio e quindi non è qui con noi. Vi ringrazio. In realtà questa è la quarta sedia che collochiamo all'interno del programma Non Solo 8 Marzo, ce ne saranno tante altre. Ho invitato anche le stesse associazioni, commercianti, infatti ci sono anche molte sedie all'interno delle nostre attività commerciali collocate, e saranno collocate per tutto il mese di marzo. È un modo un po' per sensibilizzare noi tutti verso questo tema. A volte basta anche soltanto una parola, una telefonata in più per capire che si può non arrivare a quel gesto. Grazie. Siamo tutti allo Youth Lab con una degustazione di prodotti tipici realizzati non da brasiliani ma da... Innanzitutto vi chiederei se fosse possibile di spostare un po' le sedie, di organizzarle a semicerchio. Quindi se si riesce a... perché se no il gioco non è... il nome e...
Loda, Luca da Magenta, Mattia Marcallo, Federico Magenta, Chiara Marcallo, Enzo Magenta, Marzia Magenta, Gianni Magenta. Con la cioè iniziale del ad esempio T, io inizio con la T, quindi sono terribile. Luca Lunato, Mattia Marco, Federico Fettoloso, Chiara Carolo, Enzo Elefantiaco, Francesca Freddoloso, Vincenzo Vittorioso, Francesca Freddolosa, Nicola Narcisista. Vincenzo Vittorioso, Francesca Freddolosa, Nicola Narcisista, Luca Lunatico. Vincenzo Vittorioso, Francesca Freddolosa, Nicola Narcisista. Bando regionale Prometeo, la scadenza è l'11 di marzo, quindi se avete amici e amiche che vogliono partecipare a questa iniziativa, soprattutto rivolta ai disoccupati che vogliono apprendere degli strumenti che poi serviranno.